Benvenuti in questo nuovo episodio di questa rubrica che stiamo tenendo qua su YouTube della Tribuna Stampa. Secondo episodio, speriamo che vada meglio con la qualità dell'audio. E di cosa parliamo in questo episodio? Parliamo della Juve. Juve, appunto, che possiamo dire che sta vivendo un periodo di flessione, perché è evidente dalle ultime partite giocate dalla squadra di Maurizio Sarri, soprattutto nella partita in Coppa Italia con il Milan. La Juve ha giocato una brutta partita, una partita che raramente ci saremmo aspettati di vedere, comunque in una semifinale di Coppa Italia, in più tra due squadre blasonate appunto come il Milan e la Juve. La crisi della Juve, crisi tra virgolette, perché tra virgolette? Perché è una sorta di crisi a metà, lo vedremo durante il corso appunto dell'episodio. L'aspetto negativo qual è? Sicuramente c'è una carenza dal punto di vista del gioco della Juve, perché la Juve non gioca come l'anno scorso. La Juve, nonostante continuino a passare i mesi, sembrano riuscire ad adattarsi al calcio proposto da Maurizio Sarri, oppure Maurizio Sarri che non riesce ad adattarsi ai giocatori che ha. Ma anche è una crisi dal punto di vista appunto dei risultati, perché nelle ultime 5 partite tra campionato e Coppa Italia la Juve ha ottenuto 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. Sono soprattutto le 2 sconfitte e il pareggio a preoccupare, perché la sconfitta a Napoli è arrivata perché il Napoli sopraffatto la Juve per quanto riguarda occasioni create e anche sul punto di vista del gioco, perché contro il Napoli la Juve non è stata messa sotto dal punto di vista del possesso palla, che è stato più o meno simile, ma dal punto di vista delle occasioni create, perché il Napoli-Juve, la squadra partenopea di Gattuso, ha creato il doppio dei tiri rispetto a quella di Maurizio Sarri. Mentre la sconfitta contro il Verona è stata più una sconfitta di disattenzione della Juve, nonostante il Verona anche nel primo tempo avesse sicuramente cercato di esprimere il suo calcio, aveva anche segnato con Ramani nel gol che poi è stato annullato, ma soprattutto quello che fa storcere il naso è stata la prestazione in Coppa Italia contro il Milan, perché appunto il Milan ha raccolto poco della partita contro la Juventus, perché 1-0 era un risultato che già stava stretto per quanto riguarda le occasioni create, perché ricordiamo una gran parata su Calabria di Buffon e poi di nuovo Buffon su Kessié. La Juve non aveva fatto particolari pressioni al Milan, giusto tiro di Dybala da distante bloccato centrale appunto da Donnarumma. C'è da parlare anche dell'impatto di Sarri rispetto ad Allegri, nel senso che l'impatto che sta avendo Sarri nel post Allegri è molto più lento dell'impatto che ha avuto Allegri nel dopo Conte, ma questo è anche normale, perché comunque Allegri ha ereditato una squadra di Conte che veniva sì da 3 scudetti consecutivi, ma era una squadra che era stata assemblata e perfezionata solamente negli ultimi anni con l'innesto di Pogba e l'innesto di Vidal. Mentre invece Sarri ha dovuto confrontarsi con una squadra che veniva già da 5 anni di altrettanti scudetti consecutivi, ma in 5 anni si può dire appunto che la Juve giocasse a memoria. Ma un altro punto in sfavore della gestione Sarri è appunto questa sua propensione a snaturare i giocatori, soprattutto a centrocampo. Mi viene in mente la partita con il Milan. Sarri è partito con un 4-3-1-2 almeno sulla carta, ma che ben presto è diventato un 4-4-2 con Matuidi e Cuadrado esterni, mentre Pjanic e Ramsey centrali. Ramsey è più un trequartista, quasi una seconda punta. Pjanic da centrale lo può anche fare, ma messo in quella condizione in cui era nella partita contro il Milan, perché Pjanic contro il Milan ha fatto un ruolo che ricorda quello che faceva Khedira appunto quando era ancora disponibile. C'è anche da parlare dell'utilizzo di alcuni giocatori da parte di Sarri, perché non si è ancora capito come Sarri intenda giocare con la Juventus. A volte gioca con il tridente, che è il modulo che porta più spesso in stagione, tridente con Higuaín centrale, Ronaldo a sinistra e Dybala a destra, oppure con il 4-4-2 come abbiamo visto nella partita in Coppa Italia contro il Milan, a volte un 4-3-1-2, a volte un 4-2-3-1 con Higuaín unica punta
e i trequartisti che sono appunto Ronaldo, Dybala e Ramsey quando viene messo nel suo ruolo naturale. La Juve l'anno scorso ha comprato Emre Can non è stato mai impiegato in questa stagione, ha comprato Bernardeschi e Bernardeschi è stato utilizzato con il contagocce nella gestione Sarri. Si pensava che con l'addio di Allegri Bernardeschi, che comunque è stato sì un giocatore importante per Allegri, però potesse avere la sua definitiva esplosione che stiamo ancora attendendo da parte dell'ex Fiorentina. Rabiot non si capisce ancora cosa Sarri ne voglia fare, perché gioca quasi mai da titolare, quando entra non dà risposte sul campo, perché Rabiot non ha ancora fatto delle partite come ha disputato con la maglia della Francia e del PSG. La Juve probabilmente si muoverà sul mercato in uscita in maniera abbastanza importante quest'estate, secondo me, perché c'è area di rivoluzione, anche con l'addio alla Champions da parte del Manchester City ritorna il sogno Guardiola, che già l'anno scorso era stato un tormentone del calciomercato estivo per quanto riguarda le panchine. Abbiamo detto però che questa crisi juventina è una crisi a metà. Perché è una crisi a metà? Perché comunque io vedo la Juve ancora come la favorita alla vittoria in Serie A di quest'anno. La corsa al campionato è una maratona, è una squadra come la Juve che da parte sua ha giocatori di esperienza, ha giocatori che hanno vinto, ha giocatori che hanno vinto con questa maglia, che ormai posseggono dei meccanismi, degli affiatamenti che le altre squadre di Serie A non possono avere, perché appunto non hanno vinto quanto la Juve e non hanno vinto mantenendo comunque un nucleo di base come la Juventus, perché ricordiamoci che Bonucci e Chiellini ci sono dal primo scudetto di Conte, così come Buffon che può dare la sua esperienza, Szczęsny si è integrato benissimo, anche Ronaldo, come era lecito aspettarsi, è stato inserito perfettamente in una macchina che già aveva degli interpreti che stavano dando risposte. Come hanno detto, alcuni giocatori stanno rendendo al di sotto delle aspettative, però la Juventus ha comunque una qualità generale di squadra che è da mettersi le mani nei capelli, perché io penso che solamente la panchina della Juventus potrebbe lottare per un secondo o terzo posto in Serie A. Ma la Juve quando gira, nonostante abbia degli interpreti snaturati, perché Ramsey anche contro il Brescia l'ha fatto la mezzala di sinistra del centrocampo, si rivela una macchina letale, una macchina inarrestabile, perché contro il Brescia sì che Aie è stato espulso al 37esimo, ma sono arrivati 27 tiri a 5, il 69% del possesso palla juventino contro il 31 del Brescia, 743 passaggi e 16 calcio d'angolo contro appena i 2 del Brescia. La Juventus ha anche un fenomeno in squadra, un fenomeno di 35 anni che in 29 presenze ha realizzato 24 gol e 3 assist, 20 gol in 20 partite in Serie A e 10 gol in 10 partite consecutive per Cristiano Ronaldo. Io per Cristiano Ronaldo non ho più parole, perché è il giocatore secondo me più forte del mondo. E appunto, come abbiamo già detto, Cristiano Ronaldo si è inserito perfettamente in una macchina che era già funzionante. Appunto, la Juve è una squadra che quest'anno può ancora benissimo ambire a fare anche il triplete, perché anche in Champions la Juve quest'anno ancora di più degli altri anni può dire la sua, perché ha rinforzato soprattutto quello che nello sport americano si chiama supporting cast, ossia la panchina, e l'ha reso di una qualità così grande che ogni giocatore che entra in campo può cambiare le sorti della partita da un momento all'altro, perché i giocatori della Juve restano comunque dei fuoriclasse nonostante questo momento di flessione che abbiamo analizzato. Anche questo episodio è finito, vi ricordo che vi lascio in descrizione del video link ai miei canali social, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, che è dove la pagina è più attiva, nonostante io abbia ricominciato a pubblicare su Facebook, che era da un po' che non lo facevo.